Grillo vuol far politica, fondi un partito, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta. E se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, considero chiusa la mia esperienza politica. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascheretta? No. No? Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! La bestialità totale. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci! Buonasera, buonasera, bentornati alla bolla con Angelo e Checco. Ciao! È l'11 febbraio 2021, sono le 18 e noi siamo qui. Eh sì, siamo quasi a manca un mese esatto al primo, all'inizio, è un mese esatto a un anno dal primo lockdown. Un mese. L'altro anno si era il 10-11 di marzo. Sì, l'altro anno diciamo che con il carnevale si è prolungata col sì, sì, stato qualche giorno di ferie. Sì, c'è stato il carnevale, hanno detto non tornate ancora a scuola, ma sai che quasi quasi restate a casa, restiamo tutti a casa. È andata così. Vai coi titoli. Andiamo coi titoli. Allora, oggi parleremo della situazione dei Rom, Sinti e Camminanti, perché volevo un attimo dire cosa è successo a Torino, ci sono stati degli sgomberi e parleremo di quello. Poi parleremo anche del povero Patrick Zaki, che è più di un anno ormai che è incarcerato in Egitto. Proveremo a parlare del governo, adesso vediamo sempre le ultime che arrivano. Oggi è abbastanza tranquillo, si aspetta questo voto del Rousseau. E poi Draghi parla, non parla, cioè di nuovo il toto qua, come quando Conte doveva fare le... Cioè, a parte whatever it takes, cioè io non ho mai sentito la voce di Draghi ancora. No, infatti, ci sono i meme in giro, ma la sua voce da vivo si è sentita. Non lo sappiamo. L'ha sentita solo Mattarella, forse. È probabile, probabile. Poi un accenno sempre ai vaccini, avremo sempre Renata, la dottoressa Renata che ci spiegherà e poi vedremo, daremo i soliti consigli, e se avanza anche del tempo vi darò anche due notizie dal mondo. Perfetto, prima canzone che viene da un gruppo di Torino e dedicata a tanti gruppi di Torino in realtà, sì, quindi... Sì. Siamo di nuovo qua con un colpo di tosse, ritorniamo. Vi ricordo il numero, così se volete scriverci
lodarci, insultarci, fate quello che volete. 349-19-27-726. Allora, lunedì ho avuto la fortuna di seguire su, come Twitch. Dire, su Twitch. Twitch, sulla pagina di Samuel Lerda, che è il nostro conduttore, esatto, di Humanity, del martedì delle 18. Così almeno lo diciamo, c'è la registrazione ancora di questa diretta. Sì, da, se volete lasciate perdere i primi 10 minuti, perché non si sentiva. Ci sono dei problemi tecnici. A meno che, non so, magari lui l'ha tagliata, non so se poteva. Adesso non lo so, mi sembra di sì, forse sì. Magari ci scrive, ce lo dice. Sta lavorando probabilmente, quindi. E c'è stata questa bellissima chiacchierata con Igor Stojanovic, che è questo ragazzo simpaticissimo, tra l'altro, di Torino. Lui è serbo. È nato di etnia rom, esatto, cresciuto alle Vallette, cioè proprio, quindi proprio il meglio di così. Il meglio di così, sì, sì, lui dice sempre, cioè. Poi c'è anche questa parlantina da torinese. Sì, tamarro, un po' tamarro. Come quelli di Arton, no? Sì. No, però simpaticissimo, bravissimo, ha spiegato un po' quello che stava succedendo a Torino. Come i giornali hanno parlato di guerra ai rom, no? Ma lui diceva effettivamente per esserci una guerra ci dovrebbero essere due parti in conflitto. Sì, lì soprattutto riguardanti ai clochard a cui sono state tolte le coperte. Sì, quello ci arriviamo anche lì. Perché la, poi la guerra, no, dico la guerra la intendeva per quello, diceva guerra ai miseri, guerra ai poveri, ai miseri, e sì. In realtà lui diceva no, sono botte ai miseri. Perché... Certo, perché cioè, poi per essere povero è uno che magari ha una casa o ha il lavoro, ma ha una casa, sai, non degna. Misero è proprio chi non ha nulla. Queste persone che vivono per strada non hanno nulla. Nella miseria. Perché poi cosa è successo? Praticamente ci sono stati una serie di sgomberi di campi rom. Qua parliamo già forse da un po' di tempo a questa parte, no? Sì. Che però continuano. E cosa succede? Che quando tu vai a sgomberare un campo rom e non dai alternative, ovviamente quello che succede è che questa gente finisce in strada. E quindi o resta per strada o cerca un altro posto da occupare per andare a stare. Da come ho capito c'è stato qualcuno del comune che ha proposto dei dormitori, però potete capire che se uno vive con la famiglia, certo. Dormitorio non è una casa, un dormitorio va bene per appunto chi non, per un vagabondo. O provvisorio. Sì, o di anche. Qualche giorno. E quindi ci ha spiegato un po', a parte tutta la composizione, no? I vari tipi di come vengono dominati anche da loro stessi, sai, i rom, i sinti. I camminanti, e poi ci ha spiegato anche dei Manouche, che sono praticamente, i Manouche sono nel sud della Francia, sì. I Rom sono quelli che arrivano dai Balcani, e i Sinti sono quelli che invece sono arrivati, mi che spiegavo. Non arrivano dai Balcani ma dal nord Europa, cioè che hanno non valicato i Balcani ma li hanno, come si dice, girati, sì, hanno... poi in teoria arrivano tutti dall'India, sì. Infatti ricordiamo la bandiera dei Rom, popolo Rom, sì. È proprio simile a quella indiana, nel senso ha un cerchio in centro che in quella indiana rappresenta il chakra, sì. Adesso non ricordo bene cosa rappresenti in quella, forse è solo proprio una riproduzione per ricordare le proprie origini. E quindi lui fa parte di questa associazione che, ve la leggo, si chiama Centro Socioculturale Rom Sinti e Camminanti per il Futuro, che si può trovare su Facebook e contattarli se volete, vedere, perché fanno un sacco di cose oltre a preoccuparsi proprio per le condizioni dei rom, dei sinti e dei camminanti, ma del prossimo in generale, poi, perché esatto, poi cioè, infatti, giustamente di chi ne ha bisogno loro anche. Distribuiscono anche cibo e addirittura anche soldi per i senza tetto, per comunque famiglie che hanno bisogno, per magari fare qualcosa, e sono, sì, aiutati anche da varie altre associazioni, da alcune persone del comune di Torino. Ci ha spiegato che c'è qualcuno che fa qualcosa, però non a livello ufficiale. Sì, no, perché purtroppo, cioè, come diceva lui, parlava di pregiudizi, no? Cioè, c'è un sacco di pregiudizi, esatto. La ziganofobia, cioè, l'antiziganismo. L'antiziganismo, sì, quindi, che lui dice giustamente non l'ha inventato Salvini l'antiziganismo, cioè esiste da prima. Sì, cioè, quindi, da parecchio tempo, ricordiamo che... Anche nella Seconda Guerra Mondiale, esatto, ma anche da prima. Nei campi di concentramento sono morti in parecchi, ma già anche in Russia, cioè da tutte le infatti parti. Infatti lui dice la parola zingaro è una parola che non dovrebbe essere più utilizzata, è una parola che non viene accettata molto, anche se dice in passato la parola zingaro è stata una parola con un'accezione positiva. Se il cuore è uno zingaro, cioè, lo, sì, zingaro è un viaggiatore, una persona di mondo, un giramondo. Sì, ecco, poi lui, quindi... spiegava che erano proprio artigiani, erano, sì, bravi a lavorare il ferro e avevano questa abilità. Infatti, quando loro giravano, poi magari vendevano anche i vari oggetti. Ricordo anche in Cent'anni di solitudine che arrivavano degli zingari, sì, che, sì, erano bravi a fare queste cose, e loro giravano per i vari paesi. Infatti, termine coniato dai greci, ziganos, che è parola tipica greca.
Esatto, e ci ha anche spiegato che c'era stata proprio delle direttive europee contro l'antiziganismo, che doveva esserci una strategia nazionale regolata con le regioni, le province e i comuni, ma che alla fine non è stata attuata perché questi soldi sono stati dati ma sono spariti, si sono persi, liquefatti, si sono liquefatti, perché anche lui spiegava che, come tutte le associazioni del mondo, tra tutte le associazioni ci sarà anche qualcuno che, invece che essere lì per fare del bene, magari è lì solo per accaparrare, per approfittarne. Certo, tra l'altro lo ricordo, appunto, andate a vedere, andate su Twitch, che è un social network in realtà dedicato ai gamer, quelli che giocano, però si possono fare dirette video, un po' come uno YouTube con le dirette. Esatto, e la pagina di Samuel Lerda ha tante dirette interessanti. Il prossimo lunedì infatti ci sarà la dottoressa Renata Gili ospite, quindi i nostri ospiti sono anche i suoi ospiti. Eh certo, ma che comunque siamo affini ormai. Siamo molto affini, sì. Io direi mandiamo un'altra canzone. Abbiamo parlato di Manouche, quando parliamo di Manouche mi vengono in mente due cose: la chitarra e Django Reinhardt. Quindi esatto, Lui è Django. Tanto lui spiega anche degli aneddoti su Django. Sì, sì, è vero. Vabbè, lui è veramente certo. È la bandiera Django. Eccoci di nuovo qua, siamo tornati io e Checco, questa bellissima canzone di Django Reinhardt. Sì, no, io invito veramente a... cioè, oramai lui non c'è più, quindi chi se ne frega... guarda, dico una cosa illegale, chi se ne frega di comprare i dischi... cioè, il disco è più figo, se avete un disco originale ha un senso, una ristampa ci può anche stare. Comunque lui è negli anni 20. Comunque 30. Su YouTube trovate un sacco di roba di Django Reinhardt, quindi andate pure a ascoltarvela. Sì, infatti cercando ho trovato proprio... si trova veramente un sacco di roba. Sì, adesso voliamo in Egitto, giusto? Prima volevo leggervi questo elenco di nomi: Pietro Cappelletti, Nicola Cavorso, Aldo e Alfredo Grifone, Massimo Beniamino, Di Matteo, Raffaele Di Natale, Stelio Falasca, Aldo Sebastiani e Vittorio Mannelli. Sono 9 partigiani di Palombaro, Chieti, fucilati dai nazisti nel 1944, proprio oggi. Volevo ricordare questo giusto per non dimenticare, visto che adesso andremo a parlare dell'Egitto e di quello che succede in Egitto. Purtroppo la storia si ripete sempre, no? Cambiano magari gli interpreti, cambiano magari i luoghi, ma l'oppressione dello Stato su chi protesta continua.
Quindi oggi vorremmo parlare di Zaki. Zaki è più di un anno che ormai è in carcere. Patrick Zaki, ricordiamo. Sì, a marzo è un anno. No, il 6 febbraio. 6 febbraio, no, sì, 6 febbraio, certo. Sì, lo so perché l'ho riletto. Giustamente. Comunque. No, comunque ne hanno parlato in questi giorni, anche perché i genitori hanno chiesto appunto all'Italia di se riusciva a dare la cittadinanza a questo ragazzo, perché magari con la cittadinanza c'era più possibilità di farlo liberare. Comunque ricordiamo che lui non è ancora stato ufficialmente incriminato, ma continua a essere a fare questa carcerazione preventiva. Sì, e tra l'altro penso che le condizioni non siano facili, cioè, perché... No, da come si è capito è scalzo da un anno e dorme sempre per terra senza niente, senza coperte. Sì, no, lì anche uscendo c'è il danno che ti viene creato, è irreparabile. Cioè, certo, quindi... sia fisico che psicologico. Che psicologico, anche sì, fisico. Fisico comunque... lo recuperi a un certo punto, per forse, non lo so. Dipende. Non lo so, stare in condizioni così per tanto tempo... No, infatti, penso che non faccia bene. Comunque, Zaki, la sua colpa è stata di aver partecipato, organizzato la campagna elettorale in Egitto nel 2018 di questo tale Khaled Ali, che poi si è ritirato dalle elezioni perché per intimidazione. Alla fine a queste elezioni non ha partecipato praticamente, un'opposizione non c'era. Perché in Egitto, da quando c'è Al-Sisi al governo, purtroppo funziona così. Ricordiamo brevemente, perché così, quando la famosa primavera araba, no? Nel 2011, proprio oggi tra l'altro, Mubarak diede le dimissioni, dopo tutte quelle carneficine che ci furono per le proteste. Ricordiamo addirittura che avevano bombardato i manifestanti con carri armati, cioè una cosa terribile. E dopo Mubarak, ci furono delle elezioni e fu eletto Morsi, ricordi, con i fratelli musulmani, che però rimase un anno e mezzo, mi sembra, un paio d'anni. Perché poi ci fu un altro colpo di Stato dei militari che depose Morsi, proprio dandogli la colpa dello Stato in cui versava l'Egitto e soprattutto dicendo che lui, essendo con i fratelli musulmani, sai, questa parola musulmani, loro l'hanno sfruttata come per dire che fossero degli integralisti. Però ricordiamo che Morsi, questa cosa mi ha molto stupito che l'ho letta, ma è stato l'unico presidente eletto democraticamente nella storia dell'Egitto. Cioè, vuol dire che prima erano sotto gli inglesi, c'erano tutti questi re farlocchi che giravano in questi vari paesi, e poi ci fu Nasser, che comunque Morsi fu l'unico che è eletto democraticamente e fu arrestato, addirittura incriminato, condanna a morte, poi la condanna a morte fu revocata, lui comunque è morto poi durante un processo sempre in prigionia nel 2019. E quindi colui che fece questo colpo di Stato, il generale ed il ministro della difesa Al-Sisi, da allora è al potere e fa una repressione sul popolo. Sappiamo che non è solo Zaki, vabbè, sappiamo benissimo cosa è successo al nostro povero Giulio Regeni. Sì, infatti, cioè, benissimo, in realtà non è ancora chiaro cosa stesse cercando. Perché è stato ammazzato, sembra che stesse facendo proprio delle ricerche sui sindacati e sulla situazione della repressione sugli operai, sulle proteste, ed è per questo che fu catturato, torturato ed ucciso, e ancora oggi non siamo riusciti, ed era un cittadino italiano, ricordiamo, sì, questo, tra l'altro, cioè, che quindi... lavorava a Cambridge, cioè, quindi non un sì, ancora oggi si richiede giustizia, sia ai diplomatici, ai governi, a tutto, quindi esatto. Ci sono un sacco di... Mi è venuto il singhiozzo. Forse la birra cinese. Probabilmente. E a Zaki viene contestato il fatto proprio di sovversione, cioè di aver tentato di far cadere il governo, e anche di aver fatto una... Praticamente lui aveva un master di generi, cioè lui si batteva anche per i diritti degli omosessuali in Egitto, sì. Perché potete capire, con questa repressione sicuramente anche gli omosessuali sono... E lui è in carcere per questo, e non è ancora poi stata formalizzata appunto l'accusa, anche l'avvocato il suo avvocato è stato incarcerato, poi è stato scarcerato, ci sono stati vari appelli e siamo qui ad aspettare ancora. Come sempre il nostro paese non riesce a fare niente, ma da come ho capito anche la Francia ha una situazione simile, perché c'è uno scrittore egiziano ma sposato con di moglie francese, che anche lui è incarcerato da qualche mese e non si riesce a sfondare questo muro, no, di omertà del governo egiziano. Tra l'altro ricordo la tabella che abbiamo letto qualche puntata fa sulla vendita di armi dall'Italia all'Egitto. L'Egitto è il primo paese per comprare armi dall'Italia. Esatto. Cioè il partenariato è il nostro primo bellico, compratore. Sì. Quindi. E poi lo compra anche da altri paesi. Ricordiamo, sì, comunque, sì, sì, l'Egitto, certo, al benestare di tutti i paesi occidentali, no? Proprio per questo, certo, fatto che lui dovrebbe arginare il terrorismo islamico, comunque, sai, questo avanzare degli islamisti, ma
se questi sono i modi, forse ne creerà ancora di più, invece che secondo la repressione non porta mai niente da di nessuna buono. Parte. No. Noi andiamo ad ascoltarci un'altra canzone e poi rientriamo con la telefonata sui vaccini, le pillole di vaccino con la dottoressa Renata Gili. Quindi questo è 46664. Sì, questa qua è la canzone perché oggi ricorre anche il giorno della liberazione di Nelson Mandela. Perfetto. Six and four was my prison number. 4664 will help her do more. One more time. 4664. That's a number. It's a what's your number? Al 349-192-7726 il nostro numero WhatsApp se volete scriverci qua alla bolla alle ore 18 tutti i giovedì. Tanto sta canzone giusto per è stata scritta da Joe Strumble e Bonovox. Ah, giusto, non lo sapevo. Per la liberazione di Mandela. Eh sì, 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 che poi è stato liberato inizio anni 90. L'11 febbraio. Oggi è successo di tutto. Nel 90, febbraio, giusto? Succede di tutto, ce l'ho scritto qui. Di Milano. Febbraio del 90, sì. Del 90, perfetto. Hai visto che... Io sono, non ho studiato, ma sono studiato. E a proposito di studiati, abbiamo la nostra dottoressa Renata Gili. Ciao Renata. Ciao Checco, ciao a tutti, buonasera. Ho alzato il volume giusto, no, perché avevo paura di aver sbagliato il volume. Dunque, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo forte. Ciao Renata. Okay. Ciao. Dunque, è arrivato... Ciao, ciao a tutti. Oramai diamo un numero agli episodi, questo è l'episodio 3 della pillola di vaccino con te. Ti voglio subito fare una domanda al brucio, che è quella di ci hanno chiesto, e tra l'altro sono interessato anch'io, faccio outing, sono interessato anch'io a questa cosa, ma chi ha fatto il Covid? Noi civili, ecco, diciamo, chi non lavora comunque nel sanitario o comunque a stretto contatto con persone fragili, deve fare il vaccino o no? O si può considerare immune, bravissima, vedi che... E per quanto tempo? E per quanto tempo, più o meno.
Ma allora, vediamo, è un argomento un po' complesso su cui purtroppo le certezze sono poche. Cerchiamo di riassumere quello che si sa. Allora, una prima puntualizzazione che ci tengo a fare è che negli studi clinici che sono stati fatti sui vaccini, i cosiddetti vaccini a mRNA, quello Pfizer e Moderna, per intenderci, alcune persone che hanno partecipato allo studio avevano degli anticorpi contro il virus e quindi vuol dire che queste persone probabilmente avevano avuto un'infezione prima. Il vaccino è stato fatto anche in queste persone e anche in questo gruppo di persone è stato sicuro ed efficace. Quindi come prima cosa, giusto per una rassicurazione, possiamo dire che non ci sono controindicazione al vaccino perché è stato malato di Covid, okay. In quanto ci sono delle persone che magari non dicono, magari io ho fatto un'infezione asintomatica, ho fatto il Covid senza accorgermene. Una prima cosa che possiamo dire è che non ci sono problemi di sicurezza, quindi se per caso si è stati positivi al Covid senza saperlo, con un'infezione asintomatica, questo non è un motivo di preoccupazione per la vaccinazione, perché comunque appunto è sicura e non ci sono controindicazioni di questo tipo. Ci sono tante questioni aperte, anche perché la possibilità di reinfezione, lo vediamo fra poco, in generale appunto è rara, però non si sa se ci può essere una seconda infezione, una reinfezione o meno. Se si è guariti da pochi mesi, possiamo provare a dire questa cosa, si può decidere, consultandosi sempre con il proprio medico, di non fare il vaccino nella prima fase della campagna vaccinale. Questo lo dice anche per esempio l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, dice proprio che chi è stato positivo non necessita di una vaccinazione per forza in questa prima fase della campagna vaccinale, perché adesso lo vediamo meglio, ma possiamo sapere che almeno nel primo periodo la reinfezione è rara. Però diciamo, perfetto, che non c'è una controindicazione e appunto, quindi questo argomento, diciamo, nel senso, potrebbe essere, diciamo, come si dice, delayed, ritardato il incentivo, giusto, per non sprecarli. Sì. Esatto, proprio così, potrebbe essere ritardato e poi soprattutto con il tempo sicuramente gli studi stanno continuando, verranno fuori anche altri dati, quindi ci potremo anche sapere meglio se le reinfezioni saranno più frequenti, meno frequenti, eccetera, e quindi sapere anche quanto dura l'immunità. Però appunto la domanda è, ma ci si può reinfettare? Cioè una persona che ha già fatto il Covid può essere considerato immune o meno? Guarda, ti fermo solo un attimo, faccio out, questa domanda l'ho fatta io, ammetto, l'ho fatta io per me stesso. Vabbè, no, lo voglio dire ai nostri amici ascoltatori. Tu sei un essere pensante, no? Sì, sì, sono un essere pensante e anche infettante. Ma questa è la domanda, cioè chi è, certo, che non vorrebbe essere, una volta che hai fatto il Covid è ovvio che vorresti essere immune. Ma un conto è che lo dice tornare il tuo medico di base, un conto è che me lo dice Renata Gigli, la dottoressa. Ha detto Radio Brand Rocks. Non sminuiamo l'importanza dei medici. No, sto scherzando, famiglia, no, anzi, assolutamente. Grazie veramente al mio medico di famiglia ci ha supportato durante il Covid, anzi, scherzando. No, allora, su questo argomento qua, le reinfezioni, allora possiamo dire che sicuramente sono molto rare in base a quello che sappiamo fino a oggi, i dati che abbiamo. Perfetto. Però c'è una cosa da dire. Allora, il SARS-CoV-2, come ormai sappiamo tutti benissimo, è un coronavirus. E i suoi cugini coronavirus, che sono virus che noi conosciamo benissimo da tanto tempo, perché sono quelli che causano anche il comune raffreddore, noi sappiamo che questi virus qua, cugini del coronavirus che abbiamo adesso, che tanto ci sta preoccupando, danno un'immunità che poi svanisce. Quindi, per esempio, il raffreddore ce lo possiamo prendere tante volte, ci si può reinfettare. Questa è una questione però ancora molto aperta e purtroppo quest'ultimo coronavirus è molto nuovo, cioè ce l'abbiamo su questa terra da un anno più o meno, quindi non abbiamo ancora certezze. Però una cosa che può far ben sperare è che in uno studio che è stato condotto su tantissime persone, 11.000 persone, operatori sanitari, che avevano avuto l'infezione nella prima ondata, nessuno di essi ha avuto una reinfezione con sintomi, quindi sintomatica, durante la seconda ondata. Quindi è rassicurante, possiamo dire con ragionevole con l'effetto vaccino, che praticamente. Che almeno, per adesso questo studio era sui 6 mesi, comunque che almeno 6 mesi, e speriamo un po' di più, l'immunità duri. Ovviamente serviranno più dati per capire quanto. Però appunto le reinfezioni però non sono impossibili, cioè ci sono stati casi, seppur rari, di reinfezioni. Quindi diciamo che le due domande grosse che sono un po' aperte sono, uno, quanto sono frequenti queste reinfezioni? Sembra che siano rare,
però adesso non abbiamo ancora diciamo una casistica abbastanza lunga per poter dire che magari fra, cioè, dopo un anno e mezzo queste non si invece ripresentino con una frequenza più elevata. E poi un'altra domanda importante è: ma se io mi rinfetto, c'è la possibilità che io abbia una forma più grave di malattia o la forma o magari invece ho una forma più lieve o quasi asintomatica? Finora anche qui, per fortuna, la maggior parte delle reinfezioni sono state lievi, più lievi rispetto alla prima. Quindi anche questo, diciamo, è una cosa che ci fa ben sperare, nel senso che se anche io mi reinfettassi con una forma più lieve, per carità. Perché Però, diciamo che se il virus non avesse sintomi, in realtà non ci dovrebbe neanche preoccupare. Non ci interesserebbe. È la sintomatologia. Esatto, abbiamo iniziato parlando dei cugini di questo coronavirus che causano il raffreddore. Noi il raffreddore ce lo prendiamo e non ci fa girare le scatole qualche giorno. 6-7 mesi l'anno. Esatto. Però ecco, una cosa che vorrei ancora dire per concludere è che noi appunto non sappiamo tante cose, nel senso che se anche una forma di reinfezione eventualmente fosse più lieve della prima, ma io lo posso trasmettere, quindi questa cosa qui non la sappiamo, cioè se io mi reinfetto posso lo stesso trasmettere la malattia, questo non lo sappiamo, e soprattutto potremmo trasmetterla a qualcuno che invece potrebbe avere una forma più grave. E soprattutto anche con queste famose varianti virali che di cui tanto stiamo sentendo parlare adesso, anche in questo caso qua non sappiamo che cosa succeda, perché una cosa che ci preoccupa proprio con queste varianti, soprattutto quella brasiliana e quella sudafricana, è proprio che possano fuggire un po' alla risposta immunitaria che abbiamo e quindi reinfettarci. Per esempio è un problema che è successo proprio in una città brasiliana dove ci sono stati dei casi di reinfezione, poi probabilmente per un mix di fattori che si sono messi insieme, ma comunque uno era proprio una preoccupazione, era l'emergenza di questa nuova variante brasiliana. Quindi diciamo che mi piacerebbe chiudere un po' questa puntata con un messaggio che, allora, noi abbiamo ancora tante questioni, tanti interrogativi aperti, quindi da un lato potremmo aver paura, dice oddio mi posso reinfettare, io ho già fatto il Covid, mi posso reinfettare, ho fatto il vaccino, ma magari potrei ancora trasmettere la malattia. Io non voglio assolutamente seminare panico, anzi tutt'altro, però quello che vorrei invece dire è che ci vuole ancora molta attenzione. Noi siamo ancora in una fase molto critica di questa pandemia e appunto come vediamo tutte le volte di interrogativi, di questioni aperte ce ne sono ancora tante, quindi non abbiamo ancora tante certezze. Sì, la storia è ancora corta, la storia di questo Covid, per poter essere così sicuri e tranquilli. Ecco. Esatto, quindi questo appunto non è questo il momento di abbassare la guardia, per quanto siamo tutti esausti e tutti molto stanchi, però appunto dall'altra parte ricordiamoci che l'attenzione che facciamo noi significa proprio responsabilità verso tutti noi che non ne possiamo più e siamo stanchi proprio di questa situazione, ma soprattutto verso le persone più fragili che da questa malattia ci stanno rimettendo di più in salute. Quindi quando facciamo attenzione noi sappiamo che serve anche agli altri, insomma, un'attenzione solidale. Perfetto. Bene. Guarda, io vorrei anche concludere ricordando appunto, per qualsiasi comunque perplessità rivolgetevi sempre con fiducia al vostro medico di fiducia, al vostro medico di famiglia. Assolutamente. Sì. Perché veramente io adesso li abbiamo veramente distrutti, nel senso ironico del termine, perché comunque fanno un lavoro di monitoraggio. Sì, ma poi sono proprio in prima linea, sì, quindi bravissimi. Sì, sono quelli più a rischio. Infatti. Ti ringrazio. Però, sì, vai, fidiamoci dei medici di medicina generale, appunto, per qualunque dubbio sono i primi a cui chiedere, che ci conoscono e quindi ci possono dare delle risposte assolutamente diciamo confezionate a misura sulla nostra persona, per la nostra storia. Sì, e confermo che appunto io grazie veramente al medico di base, anche a livello di supporto psicologico, perché comunque poi ti conosce, c'è un rapporto, certo, sì. C'è una conoscenza delle patologie pregresse, non nel mio caso, però in altri casi, e quindi c'è una maggiore attenzione a 360 gradi, quindi... E non spieghiamoglielo al medico di base. Infatti, anzi, no. Ti ringrazio ancora per questo intervento, ci aggiorniamo a giovedì prossimo, anzi voglio ricordare che lunedì
se non, intanto non è cambiato qualcosa, alle ore 21 Twitch con Samuel Erda sarai ospite della sua, del suo Humanity, momento Humanity. Bello. E si parlerà di vaccini. Sì, confermo e sono molto contenta. Ti guarderemo e ti faremo domande. Io faremo Angelo, domande. Grazie, va bene. Ciao Renata, grazie. Ci vediamo giovedì prossimo allora. Ciao, grazie mille a voi. Ciao, ciao. E noi ci ascoltiamo una canzone. Chiudiamo solo dicendo sia ai medici, no agli stregoni, mi raccomando. Sì, sempre, sempre. E agli sciamani. Che corri, che balli, che soppio, che voli, migliaia di ritmi, migliaia di cuori, tutti insieme sincronizzati. C'è qualcuno che a volte accelera e gli altri rimangono un po' sfasati. Qualcuno che rimane indietro e gli altri si fermano ad aspettare. Ritmo, ritmo, ballo con la vita e non mi fermo più. Su sto ritmo, ritmo, danzo con l'amore e non mi fermo più. È fuoco nelle vene che sto ritmo me dà, fuoco nelle vene e non mi posso fermare. Fuoco nelle vene che ritmo me dà, ma abbandono al suono della mia libertà. Quando sono triste altra cosa non esiste, dico che mi faccia ripigliare oppure che mi faccia triste. Quando sto ingrugnita, che mi rode e mi rigiro intorno quando non capisco, ho paura ma ne ho bisogno. Ritmo, ritmo, forti vibrazioni che sto ritmo ti dà, se le sai catturare danno felicità, se pure senza ritmo ce la dobbiamo fare, lasciati aiutare che una mano ti dà. Che sono me sveglio, cammino, che coro, che ballo, che zoppo, che volo, c'ho un ritmo se sto con gli altri, un altro ritmo se sto da solo. Me prende lento quando so triste, me prende veloce se me rode il culo, che salto, che ballo, che zoppo, che tocco le stelle se me innamoro. Tutto ritmo, ritmo, ballo con la vita e non mi fermo più. E siamo di nuovo qua, sempre per darvi notizie. Come tutti avete visto, vi do due notizie al volo. Su Myanmar, cosa è successo l'altro giorno? C'è stato di nuovo un colpo di Stato. L'ex premio Nobel San Suu Kyi è stata arrestata. Avevamo detto per questi quattro walkie-talkie che aveva contrabbandato. In realtà l'accusano anche a lei, non so, di varie cose, non si capisce. Comunque, questo anche si può vedere, perché quando si sta all'opposizione è facile, ok? Quando si va poi al governo bisogna fare compromessi. Il compromesso suo è stato quello che ha dovuto accettare che i militari facessero questa repressione sui Rohingya, ci ricordi che l'altro anno c'è stato sui Rohingya, scusate Rohingya. Che non so parlare il birmano, ma Io meno di te, il myanmarese. 880.000 profughi che sono andati in Bangladesh, e anche questi vivono più o meno come vivono i nostri profughi in Bosnia, cioè alla fine siamo, e come ci ha spiegato anche Igor l'altro giorno in Romania, uno pensa che in Romania i rom siano trattati bene, invece sono trattati peggio. No, perché poi c'è l'etimologia della parola, cioè rom c'entra nulla in realtà, cioè non sono popolo della Romania, ecco. Poi ci sono anche i rom in Romania, ecco, però non c'entra niente. E ancora due cose al volo. Nel 79 oggi nacque il regime islamico In Iran. Imam come l'hai dato là come Ini, prese il potere, quindi il regime islamico iraniano alla mia età come Ini, dicono come con l'accento
Sì, sì, io ammetto, faccio un outing, ho comprato la calamita con la quando sono stato in Iran. Vabbè, c'è la faccia di Khomeini su ogni banco. C'era Khomeini. C'è la faccia di Khomeini su qualsiasi banconota, quindi... quindi che tra l'altro magari poi riparleremo degli Iran, perché sembra che stiamo facendo con i talebani, ci sono un po' di intrallazzi, vedremo. Oggi ricordiamo anche i patti lateranensi. Sì. Ricordiamo giusto il fatto che siano stati fatti oggi, perché oggi è il giorno in cui c'è stata la prima apparizione all'URSS. Allora loro hanno voluto fare i patti quel giorno lì, giusto perché, perché loro, Mussolini disse che i fascisti appaiono per salvare la situazione, capito? Meno male che è stata solo un'apparizione, non ci sono stati davvero, no? Sarebbe bello. Infatti poi sono finiti male. È anche questa cosa che è stata chiusa finalmente questa fabbrica Caffaro a Brescia, che inquinava la città, era nel centro della città, scandalosa questa cosa per anni, adesso si sono accorti che mandava un sacco di rifiuti tossici in giro per la città, è stata chiusa. Sì, falla la ZTL, poi c'è la fabbrica. Infatti rompi i coglioni a tutti, poi c'è la fabbrica in centro che inquina. Sì, sì, zona pedonale, ZTL c'è la fabbrica. E due parole sul governo, su che sarà, forse, sì, no, non si sa, stiamo aspettando sto voto della piattaforma Rousseau, che anche lì Grillini litiga, perché Casaleggio, da come ho capito, ha detto che se vince il no, allora potremmo pensare almeno all'astensionismo dal voto a Draghi, e allora Crimi ha bloccato i suoi video. Tra l'altro cito una cosa che ha scritto il nostro amico Michele su Facebook, perché andava citata, cioè su Rousseau vince il 70% del sì, esistono i Draghi, cioè sì esistono i Draghi. Vabbè, non era scontato, perché sai, non si sa mai, 5 Stelle... ci hanno sorpreso tante volte, no? No, a voglia, cioè. E quindi da come... Sarò pompiere. Sarò pompiere. Era Draghetto lui. È Draghetto. Ma da come si è capito, se faranno questo governo, l'unico partito che andrà all'opposizione sarà... Fratelli d'Italia, che ricordiamo Fratelli d'Italia, per chi non si ricorda, deriva da AN, che deriva dal Movimento Sociale Italiano, che deriva dal Partito Fascista. Solo per ricordare, no? E infatti la Meloni, secondo me, almeno io dico secondo me, non voglio mettere altri, no? Il suo progetto è proprio questo, di fare l'opposizione da sola, proprio per sfruttare poi anche questi beceri, no? Persone che vanno in piazza, già che sono andati, gli unici che sono andati a manifestare durante il lockdown comunque erano quelli di Casa Pound, ex Forza Nuova, che adesso sono diventati, non mi Italexit. Ricordo, hanno fatto con Paragone, governo ombra, sì. Con Fiore, tra l'altro ricordiamo che è stato indagato per varie stragi, tra cui quella di Bologna, ma gira liberamente, mentre altri sono in galera. Sai, visto che oggi è la puntata in cui parliamo anche di persone, anche la legalità, ecco, cioè no, la legalità, sai, la legge uguale per tutti, non per totti, ma per tutti. Esatto, la legge uguale per tutti, ma non è vero. Ma no, non... Okay. Beh, poi dipende magari da paese a paese. Anzi, citando Orwell, la legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale degli altri. Esatto, questa quindi... era scritta al Ministero della Giustizia del paese, col cacchio era. Non mi ricordo. Eurasia, non mi ricordo. No, lì ti confondi con 1984. più o meno. Sì, poi Orwell, sai, ha scritto 8 milioni di cose, non è che ha scritto solo libri, ha scritto anche un sacco di saggi, un sacco di cose. E quindi qua, siamo qua che stiamo aspettando se Draghi farà sto governo. Ha già proposto di prolungare di un mese l'apertura delle scuole, no? E c'è stata subito un'alzata di scudi da parte dei sindacati, dei professori, perché bisogna programmarla un anno prima, sai, prima parliamo di 3 settimane in più. Ma su questo, guarda, ammetto che c'è da dire, c'è il diritto del lavoratore dietro, perché comunque c'è anche questa facile stereotipo dell'insegnante che non fa nulla, che non ha fatto nulla. In realtà la DAD ha stressato i ragazzi e gli insegnanti. Io parlo dando per scontato che tutti lavorino sempre e comunque, che è vero, la stragrande maggioranza lo fa. Ci sono persone che si sono accomodate in questo, ma sono fortunatamente una minoranza, quasi come Casa Pound. Ecco, nel senso, e quindi... diciamo, la cosa dell'allungare non è tanto mi fate lavorare di più, perché poi non è che finisce la scuola e l'insegnante smette di lavorare. Ah, no, certo, sappiamo, deve preparare, cioè deve, le cose ci non sono, arrivano già pronte, no? Al di là degli esami, di tutto, c'è veramente un sacco di preparazione. Poi è un... diciamo che io non mi schiero ancora del tutto, ma secondo me... No, ma non è... Infatti è una proposta un po' lasciata lì. Poi chissà chi lo dicono, l'ha detto Draghi, noi continuiamo a dire che Draghi non abbiamo sentito ancora parlare. No, in realtà è una proposta che nasceva già dal ministro Azzolina. Ah, ok. Sì, è vero. Draghi, a quanto pare, dice che la vuole portare avanti. Però, secondo me, i sindacati e anche gli stessi docenti si ribelleranno anche un po' a questa cosa qua, ma perché giustamente il contratto di lavoro...
prevede un tot di ore da per un tot di periodo, quindi non sì, anche per i ragazzi poi, cioè non so, tanto io li farei più andare di nuovo a giocare a calcio, a tennis. Ma io li farei, come dicevamo noi, li manderei mesi tutti in Siberia a lavorare, studiare, Siberia. Farsi le ossa. Ti fai le ossa. Voglia. Vedi, però c'è l'aurora boreale forse anche in Siberia. Eh sì, se vai, devi andare su. Sì, ma li mandiamo su. Ah, fa freddo. Caccia l'orso polare. Sai, mandiamo un'ultima canzone o hai ancora qualche dato? Ma no, qualche notizia. Cioè, c'era più che altri dati sul Covid, che di nuovo siamo tornati a 15.000 casi, 350 morti, sono un po' meno. Le morti stanno calando leggermente. Stanno leggermente calando. Sono sempre troppe, per carità. Comunque passerà anche l'inverno, che comunque si sapeva, dicevamo, era la fase più critica. Però no? C'è da dire che i tamponi, adesso non so quanti tamponi sono stati processati, ma ieri erano stati processati più di 300.000 tamponi. Quindi anche tamponi, il tasso di positività si è abbassato brutalmente. Non è alto. Però bisogna stare allerta. Ricordiamo che gli altri paesi d'Europa sono quasi tutti in lockdown totale. Sì. Germania, Francia, Spagna, soprattutto Regno Unito, che caro Johnson ha promesso 30 anni di galera a chi non rispetta la quarantena. Sì, da negazionista quasi che era all'inizio è diventato quasi un modello da seguire. Beh, è stato male. Sì. Poi ha visto, magari sai, l'economia, poi tra l'altro con la Brexit è tutto una mazzata. È arrivata proprio tutto nel momento, sai. Sembra un po' il mio Napoli. No, poi c'è la controversia anche dei paesi scandinavi, un po' di... Lì però magari li vediamo più avanti, perché... Prima di tirare le somme bisogna sempre avere... Dovremmo averne ancora per un po'. Degli addendi. Questi qua sono i Nidi Darak, giusto? Adesso che partono. I Nidi Darak, bellissimo gruppo che abbiamo fatto suonare a Brano anni fa. Due volte. Sì. E loro soprattutto molto antifascisti e simpaticissimi. E poi un mix di Taranta, Mediterraneo, quindi c'è anche l'influenza araba. Sì, avevano il violino elettronico, bellissimo. Sì, lo chiamavano trip hop. Era Armando, suonato da una drag queen, sì. Era uno spettacolo. Sentiamoceli un po'. Darak alla bolla. Non so se esistono ancora, non credo. Sì, esistono ancora. Ho visto, hanno fatto un album l'altro anno, tra l'altro. Poi andremo a cercare. Sì, no, la formazione originale oramai si è più che dissolta. Quando li facevamo suonare, c'era ancora Dino che faceva le torte. Le tortine. Erano belli quei concerti, io ricordo. Eh sì.
Sì. È arrivato invece adesso il momento dei consigli per la lettura e per la visione. Esatto, allora oggi vi consiglierò un libro che io ho letto e sono stato malissimo. Se volete stare male, però non è che è un libro che parla di cose inventate, purtroppo parla di cose reali. Il libro si chiama Col cuore coperto di neve, di Silvestro Montanaro, che purtroppo tra l'altro è mancato a luglio di quest'anno a Napoli. Io sinceramente, sapevo chi era, ma non è che avessi compreso bene quello che faceva. Invece sono stato un giorno a Cavaller Maggiore, dove c'era un'associazione che l'ha fatto andare a parlare, a presentare proprio questo libro, e in cui lui ha spiegato tutte queste cose, parla di dei migranti, parla della prostituzione minorile, parla anche della prostituzione in Italia. Posso dirvi che dopo che se leggete questo libro non penserete più che una donna si prostituisce perché lo vuole fare, ma ti fa capire proprio tutto quello che c'è dietro. Eh sì, c'è un indotto che fa paura dietro. Sì, proprio, guarda, se volete leggervelo, leggetevelo. Ricordiamo il titolo? Col cuore coperto di neve, di Silvestro Montanaro. Invece i films. Allora, i films. Movies. Il primo film che volevamo consigliarvi è un po' più allegro, visto così, Chocolat, per chi non l'avesse visto. Io non l'ho ancora visto. Non ricordo il regista, ma c'è Johnny Depp. Questo film parla proprio di un paesino nel sud della Francia in cui arrivano gli zingari, che saranno i mamouche, proprio perché sono. Infatti, la canzone che abbiamo messo prima è la colonna sonora del film Chocolat. E fa vedere un po' tutti i pregiudizi che ci sono. In realtà questo film poi finisce bene, perché questa gente capisce. Regista Lars Ahlström. Ok. Boh, giusto per dirlo. No, così se lo cercate trovate anche il regista giusto. E questo film finisce bene, quindi fa vedere un po' quello che poteva succedere. E l'altro film che vi consiglio, visto che abbiamo parlato anche un po' di diritti di Egitto, ma La battaglia di Algeri, che fa vedere un po' come l'Algeria ha preso l'indipendenza, no? Quella è stata una vera primavera araba, perché io non so, io continuo a pensare che quella che c'è stata qualche anno fa sia stata strumentalizzata un po' molto, cioè, molto, molto subito, no, perché come tutte le poi la battaglia di Algeri c'era, quella che è stata, cioè ripossessarsi della propria terra contro i contro i coloni francesi. Sì, poi fa anche vedere un po' come c'è stata anche questa islamizzazione, no? Ma perché se tu vuoi fare una rivoluzione comunque devi avere un'ideologia. È difficile fare una rivoluzione senza avere uno scopo o un'ideologia dietro. E loro era stato quello che comunque faceva vedere che all'inizio andavano proprio a prendersela con i criminali, no? I primi che avevano eliminato. E poi adesso non ricordo il nome del regista, ma è veramente, cioè, sì, no, un film fatto bene, cioè anche a livello tecnico, cioè è storia del cinema quella. Sì, sì, infatti io. Anche a livello proprio tecnico di fotografia, di riprese. Perché è proprio, poi è proprio storia. Sì. Cioè, no, non c'è nulla di inventato. No, un po' romanzata sicuramente come tutti i film. Però la storia è quella. Boh, io direi a giovedì prossimo, sempre con informazione, attualità, e magari si è fatto pure il governo giovedì prossimo. Vedremo il governo. Cioè, magari lo fanno qua, vengono qua a farlo qua, da noi. Venite. Buona serata, restate connessi che alle 21 ci sono i botti della sera, il palinsesto di Radio Brown the Rocks è ricchissimo e potete ascoltare i podcast di qualsiasi programma in ogni momento su Spreaker, Spotify o l'app di Radio Brown the Rocks, oppure sul sito brownderocks.it. Grazie per essere stati con noi, ascoltate i botti della sera. Ciao, buona serata. Tanto che se Grillo vuol far politica, fondi un partito. Vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffo.